Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Questa volta siamo su Genshin Impact, ma oggi vi presenterò la mia personalissima tier list. Tier list che ho intenzione di proporre in formato video, anziché farla in formato live, semplicemente perché ho più comodità nel poterla realizzare in questa maniera e quindi di conseguenza posso sfruttare la possibilità di poter parlare magari un po' più a lungo e coloro che si ritroveranno annoiati dal mio modo prolisso di proporre le cose potranno magari saltare più parti del video per interessarsi a quello che vado a dire. Ci saranno diversi elementi che mi consentiranno di strutturare questa tier list, ovvero la capacità di aver giocato personalmente e provato i personaggi che andrò ovviamente a collocare all'interno della classifica. Alcuni non li ho provati, quindi di conseguenza mi asterrò dal dare giudizi e commenti e sarete voi possibilmente nei commenti a dirmi dove posizionereste un personaggio rispetto a un altro e soprattutto il perché. Quindi voglio che siate anche voi partecipi di questo mio esperimento, di questo mio progetto. Detto questo, come stavo dicendo prima, ci saranno diversi elementi che mi permetteranno di stilare questa tier list. Elementi che sono il gameplay, quindi la capacità di giocare un personaggio ed essere efficienti nel gameplay, l'elemento esso affine, perché anche gli elementi qui dei personaggi hanno un ruolo molto importante, e poi infine anche quello che la community in generale va a dire riguardo quel personaggio. Detto questo, io direi di cominciare subito. Abbiamo perso già abbastanza tempo, quindi iniziamo. Amber è praticamente il primo personaggio che incontriamo all'interno del gioco. 4 stelle di elemento fuoco con arco e freccia. Moveset a mio avviso abbastanza imbarazzante, in quanto possiede un elemental skill che in realtà non è neanche tanto un elemental skill, in quanto lancia una sorta di pupazzetto, una sorta di bambola che poi successivamente tende ad esplodere e quindi di conseguenza puoi dare fuoco ovviamente ai nostri avversari. Per il resto sinceramente non mi fa impazzire. Anche la sua limit burst devo dire essere abbastanza standard, in quanto rappresenta comunque una pioggia di frecce infuocate che il più delle volte non colpisce nessuno, in quanto ritrovandoci in una mappa isometrica gli avversari non faranno altro che correre verso di te per attaccarti con appunto gli attacchi corpo a corpo, e quindi questo mi portano a posizionare Amber nella proprio tier F, nella tier più bassa possibile, proprio perché non si ha la possibilità di poterla sfruttare al massimo. L'unico fattore positivo è che, essendo di elemento fuoco, può essere sfruttata per la risoluzione dei vari dungeon presenti all'interno del gioco, ma così come lei è fuoco, altri personaggi che sono fuoco e che sono decisamente più utili potranno fare la stessa cosa. Successivamente abbiamo Barbara. Barbara è un personaggio che fino all'11 di novembre verrà dato a tutti i personaggi, anzi a tutti i giocatori che raggiungeranno il rank 20. Quindi datevi una mossa, prendetela, perché Barbara è un personaggio di elemento acqua che utilizza il libro, quindi utilizza la magia tecnicamente, ed è classificata come healer, quindi lei è una buona healer, anzi potrebbe essere addirittura l'unica healer che si potrebbe avere al momento. È vero che fa parte del banner di 20 con i suoi rate up, quindi di conseguenza si ha la possibilità di poterla trovare in molteplici copie, cosa che io personalmente consiglio. Però c'è anche da dire che come personaggio di per sé, dal punto di vista offensivo, è praticamente inutile.
in quanto se si possiede Barbara all'interno del party la si utilizza soltanto per le cure, fondamentalmente. Si può utilizzare anche per infliggere status wet agli avversari e permettere comunque di azionare delle diverse combo che consentono comunque il miscuglio elementale dei personaggi. Però personalmente parlando, per quanto riguarda appunto i danni, io non la terrei in considerazione. La terrei in considerazione per il fatto che è un'ottima curatrice e anche per il fatto che con lei si possono effettuare diverse combo. Secondo questi parametri, a mio avviso, mi sento di classificare Barbara nella classe B. C'è chi la considera addirittura classe A. Però, come detto prima, lei tecnicamente è un personaggio che va a occupare una posizione del team praticamente assente, è come se occupasse un posto senza fare nulla. Ripeto, lei si utilizza solo ed esclusivamente per le cure, il più delle volte, e per infliggere magari un pochettino di status wet a destra e a sinistra. E questo, a mio avviso, comunque è un malus, un grosso malus. È vero che le sue costellazioni la rendono molto forte, senza ombra di dubbio, però ripeto, è un healer che, anche avendo un ruolo importante, ovvero il fatto di poterti curare, secondo me non merita la tier A. Bidu. Personalmente parlando, mi ha molto deluso. Elemento tuono, DPS a due mani, che avevo praticamente inquadrato come sostituta di Razor, cosa che nel momento in cui l'ho provata assolutamente non è così. Ha praticamente un elemental skill che consiste in un counter di tipo elettrico, che però, personalmente parlando, non si riesce a sfruttare quasi sempre nella maniera corretta, in quanto è difficile, molto difficile all'interno di Genshin Impact coordinare attacco e difesa. È molto più semplice coordinare attacco e schivata, a mio avviso, ma il fatto di dover subire tecnicamente un po' di danno per effettuare counter, sinceramente parlando, non mi fa impazzire. La burst è carina. Invece, per quanto riguarda Bidu, fa abbastanza danni ed è anche molto carina, ma ripeto, questa elemental skill del counter è utile sotto alcuni punti di vista, ma forse irrealizzabile sotto altri punti. Ed è per questo che comunque voglio mettere Bidu nella classe D. Non la metto F perché non è inutile come Amber, oggettivamente parlando, però diciamo che non brilla, almeno a mio avviso non brilla, anche avendola provata personalmente non brilla. Successivamente abbiamo Bennett. Bennett invece l'ho rivalutato molto, personaggio che inizialmente mi sembrava scarso e che non mi dava tanta soddisfazione, adesso invece devo ammettere che mi sta particolarmente piacendo. In quest'ultimo periodo lo sto sostituendo un pochino a Xiangling, sto utilizzando un po' uno e un po' l'altro per cercare di studiarli al meglio, essendo comunque entrambi due DPS barra supporto di tipo fuoco. Però Bennett, devo ammettere che essendo un elemental skill praticamente spammer, in quanto non caricandola e utilizzandola soltanto col tastino, quindi soltanto premendo, si ha la possibilità di poter riutilizzare più volte in un lasso di tempo minore la sua elemental skill, cosa che sinceramente parlando mi fa molto piacere. Quindi anche lui, secondo me, può stare benissimo nella tier B. Chongyun, elemento ghiaccio, quindi già raro di per sé avere un personaggio ghiaccio che possa essere anche forte. Lui tra l'altro utilizza le spade a due mani, le Claymore. L'ho visto in giro, non l'ho giocato personalmente, se devo essere sincero, però mi ha molto colpito. Mi ha molto piaciuto, quindi lo vado a posizionare tranquillamente. Poi andiamo avanti con Diluc. Diluc, ci sono poche parole da dire. Diluc assolutamente classe S, DPS eccezionale, utilizza le spade a due mani, elemento di tipo fuoco, combo
praticamente infinite, in quanto la sua elemental skill è uno slash con la spada infuocato che può essere incatenato nelle, diciamo, negli attacchi normali, quindi di conseguenza puoi veramente gestire le combo come meglio credi, e penso che questa libertà di espressione del combattimento sia forse il suo punto di forza più alto, e quindi veramente veramente forte. L'ho provato durante il dungeon in cui è possibile utilizzarlo durante la storia, e mi sono veramente divertito, senza considerare il fatto che, essendo comunque un DPS e potendo comunque costruirci attorno una build interessante dove i danni fuoco possono praticamente prendere il sopravvento, Diluc è assolutamente in classe S. Poi Fiskel, la chiamano Fiskel nel gioco, almeno credo, anche se ho sentito qualcuno nominarla Fischel o Fiskel, comunque quello che è un ottimo supporto per quanto riguarda soprattutto l'esplorazione della mappa. Per quanto riguarda l'esplorazione della mappa, Fiskel è assolutamente eccezionale, in quanto il suo elemental skill non è altro che un corvo elettrico che fa da torretta, letteralmente, sparando colpi elettrici ai nostri avversari. È molto utile contro avversari che possiedono barriere di tipo magico, che bisogna battere con elementi diversi per poi sconfiggere successivamente l'ospite di questa barriera. Devo ammettere che mi ha piacevolmente colpito, mi ha piacevolmente sorpreso. Inizialmente non capivo il perché la community potesse addirittura piazzarla in classe S, perché comunque lei viene definita praticamente una classe S, cosa che per me non è. Per me non è semplicemente per un discorso legato al gameplay. La sua burst dura pochissimo. È vero che comunque fa tanti danni perché riesce a colpire più target nella stessa, diciamo nello stesso momento, ma la sua burst dura veramente poco, non si ha delle volte anche la possibilità di gestirla al meglio, e la sua elemental skill, essendo una torretta, è vincolante sotto un certo punto di range, quindi bisogna comunque anche stare attenti dove si piazza questo corvo e soprattutto come si attacca con questo corvo. Quindi devo ammettere che, per quanto riguarda l'esplorazione, per quanto riguarda comunque l'aiuto che ti dà all'interno del gioco, è assolutamente da classe S per mio avviso. Ma se devo mettere insieme il complesso di quello che riesce a fare durante il combattimento e quello che riesce a fare durante il resto, per me personalmente può andare benissimo in A e non tanto in S. Jean è un personaggio che non ho giocato personalmente, ma che ho visto e studiato nel minimo dettaglio, in quanto è uno di quei personaggi che in realtà mi piacerebbe avere perché nonostante sia una curatrice, perché comunque Jean viene classificata come curatrice, fa parte di quella categoria di elemento vento, e quindi già un pochino per me personalmente vento, avendo io comunque 20, bel gioco di parole, non mi piacerebbe averla in team insieme a 20, perché due vento insieme non mi fanno impazzire. C'è da dire che l'elemento vento per me è quello più forte, a mio avviso, insieme a fuoco e fulmine, sono i tre elementi che mi piacciono di più e che utilizzo soprattutto di più all'interno dei miei team. Però personalmente parlando, essendo comunque di tipo vento, un pochino mi ostacola. Se fosse stato di un altro elemento sicuramente mi avrebbe fatto più piacere, ma io comunque valuto il personaggio in base a quello che fa, ed essendo comunque un'ottima curatrice ma al tempo stesso un DPS, a differenza di Barbara lei non è un peso morto all'interno del team, perché cura, attacca e fa danno, quindi fa tutto e lo fa bene. Ecco perché secondo me sono d'accordo comunque con la maggior parte della community a poterla piazzare addirittura in rank A. Non la metto in S semplicemente perché, nonostante si possa buildare nella maniera giusta, i danni non sono eccezionali.
Ora, ho visto anche tantissimi video dove Gian fa i buchi per terra, sono d'accordo. Con qualsiasi, con una build fatta appositamente, si possono fare i buchi per tutti. Sono d'accordo. Però, personalmente parlando, non la metto in tier S semplicemente perché rispetto ad altri personaggi, a mio avviso, è un passetto indietro. E quindi di conseguenza preferisco tenerla lì buona nell'A. Però, se ci fosse una classe intermedia tra S e A, sicuramente andrebbe lì. Perché sono molto propenso anche a metterla in S, però mi sento di metterla in A in questo momento. Keia è un personaggio free to play che praticamente viene regalato all'inizio del gioco con elemento ghiaccio. Il fatto di essere comunque elemento ghiaccio a lui lo aiuta tantissimo, sia perché è una piccola nicchia di personaggi che presenta comunque la caratteristica di essere permanentemente in collaborazione con personaggi di tipo acqua, per produrre gli effetti di permafrost praticamente, in cui l'acqua praticamente permette al ghiaccio di congelare i nemici, ruotare i personaggi in questa maniera tra acqua e ghiaccio e quindi consentire un assoluto controllo per quanto riguarda, la disposizione del combattimento. Non mi piace tantissimo la sua elemental skill, perché è molto limitata e ha una ricarica abbastanza lunga, anche se si riduce con elemental recharge. Con i kit che comunque riducono il recharge, quindi è una durata abbastanza lunga di attesa la sua skill elementale, cosa che non mi fa impazzire perché si potrebbe sfruttare in maniera molto molto più offensiva e quindi di conseguenza mi sento di mettere Keia nella classe C. Lo reputo molto più forte di Bidu, in quanto essendo spada una mano i suoi attacchi sono molto più veloci. La sua elemental skill è decisamente più utile rispetto comunque a Bidu, poi essendo ghiaccio e ripeto, mettendolo in combinazione con un personaggio acqua, si ha praticamente la possibilità di effettuare danni permafrost. Il mio consiglio sarebbe tecnicamente quello di giocare Keia insieme a Mona. Mona con Keia veramente fanno delle combo allucinanti che non sono assolutamente da sottovalutare. K-King è uno di quei personaggi che in realtà mi ha piacevolmente sorpreso come danni e mi ha piacevolmente sorpreso in generale. Personaggio 5 stelle che ho avuto modo anche di provare in un reroll che ho fatto comunque nella versione PC. Devo ammettere che la sua elemental skill e la sua burst mi piacciono parecchio. Sono veramente molto 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 soddisfatto di quello che ho potuto provare. Lei è praticamente, a mio avviso, Razor con un potenziale in più. Quindi di conseguenza io personalmente parlando non la metterei in tier S, perché comunque anche lei presenta qualche difettuccio. Non la reputo da TRS, anche se in realtà anche lei come Jean potrebbe stare in quella diciamo in quella posizione tra A ed S. Ecco perché appunto la vado a mettere nella tier A. I danni sono buoni, l'elemento è buono, la sua capacità di aggregarsi al team è buona, però non la reputo ai livelli di Diluc, cioè se io devo tenere in considerazione Diluc come rank S per quello che riesce a fare, K-King purtroppo non ci arriva. Non ci arriva di poco, ma non ci arriva. Successivamente Klee, che metto tra i non classificati, in quanto non ho avuto modo ancora di provarla, in quanto deve uscire col prossimo banner dopo 20, quindi dal 18 di ottobre. Quindi non avendola provata, metto ovviamente non valutabile, quindi non, impossibilità di poterla valutare. Per quanto riguarda invece Lisa, il discorso è abbastanza semplice. Lisa, elemento di tipo tuono, mi piace come waifu, assolutamente. Lei praticamente è la prima waifu di cui mi sono innamorato all'interno del gioco, ma se devo andare a calcolare il suo kit, lo trovo estremamente lento e macchinoso. Ho avuto modo comunque di provarla, anche perché molte persone mi hanno detto: no, guarda che Lisa in realtà è sottovalutata, Lisa in realtà ha grandissimo potenziale, Lisa di qua, Lisa di là. Raga, ci ho provato,
l'ho buildata anche nella maniera più corretta possibile, quindi aumentando comunque anche l'elemental mastery, che per lei è praticamente un must, però lei è macchinosa. Il suo kit è davvero, davvero macchinoso, lento, soprattutto lento. E quindi di conseguenza non posso che metterla con un'altra lenta, ovvero Bidu. Quindi rank D, assolutamente. Mona invece è uno di quei personaggi che mi ha piacevolmente sorpreso. L'ho trovata in duplice copia praticamente nelle prime due multi che ho fatto nel gioco. E inizialmente parlando, non l'ho capita bene. Non l'ho capita bene e l'ho sottovalutata. Erroraccio. Da parte mia, in quanto ha un elemental skill che è fenomenale, in quanto permette di prendere lo status di aggro nei confronti degli avversari e al tempo stesso fare continuamente danni di tipo acqua. Quindi non solo io attiro verso la mia elemental skill tutti gli avversari, ma ho la possibilità anche di fare danni in contemporanea ogni tot secondi. Questa ovviamente è una meccanica che unita a qualsiasi altro personaggio elementale è fantastico, perché ti consente di sfruttare l'acqua per effettuare danni. Per esempio fai acqua e tuono, fai overload, fai acqua e vento e praticamente fai uno status wet continuo a tutti, fai acqua e ghiaccio per fare permafrost praticamente a tutti gli avversari. Quindi diciamo che Mona da questo punto di vista è eccezionale, senza contare che la sua limit burst addirittura immobilizza gli avversari. E non solo li immobilizza, ma permette di subire più danni di tipo wet quando si colpiscono gli avversari immobilizzati. Quindi nel momento in cui voi utilizzate la burst e poi mettete praticamente l'elemental skill lì in mezzo dove sono tutti paralizzati, già avete capito benissimo che cosa vuol dire fare danni. Infatti inizialmente lei era messa tra le classi dei DPS, poi adesso con l'ultimo aggiornamento è stata catalogata più come supporto, ma io personalmente parlando, da quello che vedo, la metterei ancora in categoria DPS. E se devo essere sincero, per la sua utilità e per la sua meccanica, la potrei mettere anche in tier S. L'unica cosa che mi frena dal fare questo è che comunque i suoi attacchi normali, quindi i suoi attacchi comunque quelli di standard, quelli di base, non sono un granché. Sono molto più deboli rispetto comunque allo sfruttamento dell'elemental skill e della burst, e quindi di conseguenza reputo la sua ascesa ancora bloccata. Quindi non la metto in tier S, ma la piazzo tranquillamente in tiera per quello che riesce a fare. Allora, riprendiamo con Ningguang, se non mi ricordo male il suo nome, elemento di tipo geo, che praticamente non mi fa impazzire, se devo essere sincero. Anche lei come moveset e come skill non mi ha fatto fare wow, non mi ha fatto sobbalzare praticamente dalla sedia. Quindi, sinceramente parlando, per tutto il complessivo, cerco anche di essere un po' più, diciamo, celere, perché comunque sto notando di essere abbastanza prolisso, la metto anche lei nella D. Nella D praticamente fanno parte tutti quei personaggi che non sono orribili come Amber, perché veramente Amber a mio avviso è orribile. Ma nella tier D sto mettendo tutti quei personaggi che dal punto di vista di gameplay non entusiasmano, almeno per quanto mi riguarda, non mi entusiasmano e non mi fanno comunque fare e non mi fanno fare salti di gioia, quindi non le reputo comunque dei personaggi da maxare, soprattutto in questo early game dove ci sono dei personaggi molto più validi da poter sfruttare. Un altro personaggio da sfruttare che mi ha piacevolmente colpito è Noelle. Noelle è praticamente la garantita che abbiamo dalla prima multi-summon che possiamo fare scontata. Un 4 stelle che comunque viene classificata come tank barra DPS, in quanto il suo attacco riesce a scalare in base alla difesa. È molto
diciamo, molto particolare il suo gameplay, in quanto è molto difensivo dal punto di vista delle skill, ma molto offensivo per quanto riguarda invece l'utilizzo della sua arma, che è addirittura una spada a due mani, quindi una Claymore. E quello ti consente comunque nella build giusta di fare parecchi danni. Ed è per questo che a mio avviso, essendo molto sottovalutata anche da me in primis, la vado a piazzare sicuramente in classe C. La vado a piazzare in classe C perché, ripeto, la sua meccanica di poter difendere, no, tramite lo scudo i nostri alleati non va presa sotto gamba. Dipende anche chi vai a combattere come boss o vai a combattere anche come mostri, devo ammettere essere molto molto utile. Poi c'è Kiki. Kiki, che personalmente parlando non ho giocato, non ho mai provato, viene classificata come un healer fondamentalmente, però io personalmente parlando non ho gli strumenti per poterla valutare. Non sono riuscito a trovarla in nessuno dei reroll che ho fatto praticamente anche per la versione PC. Non sono riuscito neanche a vederla molto spesso in gameplay, appunto mentre gioco normalmente, durante, diciamo, le mie fasi di gioco, quindi durante il mio gameplay sia in live su Twitch che per conto mio, non l'ho mai comunque potuto incontrare, per questo mi tengo, a distanza e non la voglio valutare. Se qualcuno di voi mi può spiegare anche perché viene messa in classe S, sicuramente mi farà un favore, anche perché mi interessa conoscere più personaggi possibili, proprio per avere la possibilità di avere un'idea concreta di quello che c'è all'interno del gioco o meno. Razor, il mio boy, Razor è praticamente uno dei miei preferiti. È uno dei miei preferiti perché DPS tuono con il Susanoo praticamente sulle spalle, è veramente fighissimo. Ovviamente un passo indietro a Kay King, quindi già sapete benissimo che stando un passo indietro a Kay King deve essere messo necessariamente in classe B, ma non perché sia scarso, ma perché, ripeto, se il metro di giudizio in questo caso è un DPS come Kay King, che a mio avviso è il top per quanto riguarda appunto l'elemento del fulmine, devo essere un po' più critico, un po' più selettivo, piazzando Razor nella B, quindi un passo indietro rispetto a Kay King. Anche se devo ammettere che, essendo il mio main DPS, mi sta dando parecchia gioia. Mi sta dando parecchia gioia e parecchia soddisfazione. Quindi mi piace molto Razor e lo consiglio. Lo consiglio soprattutto nei confronti di Bidu. Non c'è letteralmente paragone. Razor, a mio avviso, è superiore a Bidu in tutto e per tutto. Quindi, se avete Bidu, ma avete anche Razor, io personalmente vi consiglio di portare su Razor. È decisamente meglio. Poi, altro personaggio che non ho avuto modo, di poter provare e non ho avuto modo di poter valutare personalmente, ovvero Sucrose. Sucrose, mi è stato detto che ha praticamente la capacità di mettere forse la resistenza down al vento, se non erro, da quello che ho capito bene, però personalmente parlando non l'ho mai potuta provare, quindi devo assolutamente metterla in classe non, diciamo, non catalogabile, perché appunto non l'ho mai vista neanche in gameplay, cioè giocando, facendo le multiplayer, facendo comunque le co-op, non sono mai riuscito a vederla in azione, quindi purtroppo mi devo astenere dalla valutazione. Ditemi voi, anzi, se appunto è vera questa cosa della resistenza down al vento. E poi fatemi sapere anche il perché, secondo voi, deve essere piazzata in una tier rispetto a un'altra. Poi abbiamo il protagonista, il Traveler. Traveler che ha la capacità, a quello che ho capito, di poter assorbire tutti gli elementi. Quindi sarà molto utile in futuro avere un personaggio che praticamente ti varia in base alla situazione. Quindi veramente, veramente comodo. Devo ammettere che l'elemento vento, per quanto riguarda l'elemento geo, a mio avviso è superiore, sia come in termini di skill, sia in termini anche di qualità, per quanto riguarda le combinazioni da fare tramite gli elementi, assolutamente parlando.
Devo ammettere che però per quanto riguarda la classe, diciamo la classe Geo, quindi la possibilità di vederlo dal punto di vista Geo, lo andrei a piazzare sulla classe C. Mentre invece, anzi, vi dico una cosa, lo metto sul D, è anche meglio probabilmente di C, perché se C comunque ho il riferimento di Noel, che è buona a mio avviso, e Keia, non posso mettere un personaggio che non reputo molto buono nella tier C. Lo metto nella tier C invece come vento. Quindi li metto, facciamo così, li metto C nella tier per quanto riguarda vento. Mentre invece per quanto riguarda Geo, preferisco mettergli uno step indietro, almeno per quello che ho potuto vedere io finora. 20, poi vabbè, 20 che ve lo lascio fare, 20 è eccezionale. Danni, Elemental Skill e Burst, che sono un qualcosa di spaventosamente forte. Lui è praticamente la mia punta di diamante, in quanto l'ho trovato, fortunatamente. Lo sto sfruttando tantissimo, lo sto sfruttando veramente, veramente tanto. E devo dire che in combinazione probabilmente con Diluc, potrebbero fare delle belle cose. Potrebbero fare veramente delle belle cose. Se riuscissi a trovare Diluc, sarebbe veramente bello, sarebbe veramente bello, ma per il momento mi accontento di 20 e vi dico che vale la pena secondo me pullare sul suo banner perché vi darà tante soddisfazioni. Ottimo DPS, buono anche come supporto in quanto consente di ridurre la stamina da utilizzare in volo, quindi potrete volare più a lungo per raggiungere magari località più lontane che prima non potevate raggiungere. Anche lui possiede l'arco e le frecce, ma utilizzando arco e freccia può stare a distanza. La sua Elemental Skill si attiva in un attimo, quindi non hai pericolo di mancare gli avversari. E la Burst è il suo punto forte, perché praticamente avvicina tutti quanti gli avversari in un unico punto, facendo danni vento ogni tot secondi. Quindi veramente tanta roba. E poi, essendo comunque elemento vento, come detto prima, riesce ad unirsi particolarmente a tutti gli elementi quasi. Quindi veramente tanta roba. Xianling, devo ammettere che ultimamente la sto rivalutando. La sto utilizzando parecchio, anche più di Bennett, se devo essere sincero. E personalmente parlando, è proprio questo il confronto che mi spinge a posizionare Xianling nella classe A. Mi spinge a posizionarla nella classe A proprio perché Xianling, a differenza di Bennett, possiede una burst che è molto più forte. Lei possiede praticamente un anello di fuoco, scusatemi, possiede una sorta di anello di fuoco che gira attorno a lei e che fa danni da contatto. Quindi facendo danni da contatto ti consente di essere molto incisivo dal punto di vista offensivo. Poi lei utilizza la lancia ed è anche molto veloce per quanto riguarda gli attacchi, è estremamente veloce. E poi la sua Elemental Skill non è eccezionale, in quanto lancia praticamente un peluche che spara fiamme dalla bocca, però a differenza di Amber che non fa praticamente nulla, quindi ha un peluche che... Quello di Amber sta fermo e poi esplode dopo un tot. Quello di Xianling almeno sputa le fiamme e quindi di conseguenza può essere utilizzato per attivazione di dungeon, può essere utilizzato anche per bruciare gli scudi degli avversari e soprattutto può essere utilizzato come diversivo permettendoti comunque di poterti in un qualche modo giostrare gli attacchi sfruttando anche l'orso. Quindi devo ammettere che in questo caso Xianling la vedo un po' meglio rispetto a Bennett, che può spammare le sue skill elementali anche burst volendo, però hanno un raggio molto limitato. Cioè Bennett, a differenza di Xianling, è molto limitato perché è circoscritto praticamente nell'area in cui effettua la burst o nell'area in cui effettua appunto la sua elemental skill, mentre invece Xianling ha la possibilità di spaziare e di variare leggermente di più, quindi la reputo un po' meglio rispetto a Bennett. E se Bennett è B, lei è giusto, sia A. Poi abbiamo Xiao, che non l'ho potuto mai vedere e provare, quindi lo devo mettere qui. E poi Xingyu, che sinceramente parlando l'ho provato un pochettino, l'ho testato un pochettino, non mi ha fatto impazzire, anche perché come elemento acqua c'è sicuramente di meglio, quindi mi reputo di poterlo
reputo di poterlo inserire nella tier di tipo D. Detto questo, io ho concluso la mia tier list per quanto riguarda Genshin Impact in questa prima fase. Fatemi sapere se siete d'accordo, bene o male, con il mio giudizio e se siete d'accordo anche su quello che ho detto, fondamentalmente parlando, perché mi piacerebbe comunque imparare anche di più, non solo tramite quello che sto imparando giocando e leggendo su internet, ma anche tramite altri giocatori che magari hanno la possibilità di potermi insegnare qualcosa in più. Tra l'altro, mi farebbe anche piacere se mi faceste la cortesia di piazzare i personaggi che non ho, che non sono riuscito a piazzare io, magari perché appunto non li possiedo, quindi di conseguenza lancio adesso la palla a voi. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video, spero di potervi vedere in live su Twitch o prossimamente sul canale YouTube con qualche altro video. Io ringrazio la vostra visualizzazione, ringrazio il vostro tempo e detto questo ci becchiamo alla prossima. Bye bye!